Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Pronti per un'altra puntata di Trieste in diretta? Anche in questo caso entrambi i nostri ospiti sono collegati via WhatsApp video, non riuscirò mai a pronunciarlo. Nella seconda parte sarà con noi il professor Dario Gregori dell'Università degli Studi di Padova per parlare appunto di dati epidemiologici biomedici sul coronavirus. Nella prima parte siamo invece collegati con Tomas Sione della cooperativa Damatra. Grazie Tomas per essere collegato con noi. Da dove, fra l'altro? Moruzzo. Ho capito, bom, perfetto. Quindi questo ci consente anche di collegarci con luoghi della regione. Allora, con Tomas parleremo di un'iniziativa che fa parte del progetto Leggiamo 018, un progetto della regione, ed è l'idea di favole al telefono. Intanto diciamo subito, poi magari specifichiamo anche perché è anche abbastanza intuibile sia utile in questo momento di virus e altro, ma comunque com'è nato l'intero progetto? Allora, il progetto è nato in realtà qualche anno fa, sotto l'egida del progetto regionale di promozione alla lettura Leggiamo 018, per la giornata Un libro lungo un giorno, nel quale si legge dalla mattina alla sera, e la biblioteca di Cervignano del Friuli ha iniziato con i suoi volontari a chiamare la sera appunto per le favole al telefono. Dopodiché, in questo momento, in questo tempo sospeso, in questi giorni così strani che stiamo vivendo, ci è sembrata un'ottima iniziativa da rifare. Abbiamo lanciato una call alle biblioteche e ai loro volontari, e hanno risposto numerosissimi, prestando tutti la loro voce per questa iniziativa. Nel giro di pochissimo siamo più o meno in 70, tra volontari, tra bibliotecari, tra librai, tra operatori culturali, che regalano la loro voce. Volevamo far sentire in qualche modo le biblioteche, anche se chiuse, ancora aperte, vicine ai libri, le storie, ai bambini e alle loro famiglie. E pensavamo di farlo per tre giorni, durante una settimana. In realtà le prenotazioni sono state così numerose, le richieste ci hanno portato a prolungarlo per 3 settimane. E le chiamate, in realtà, le richieste per le telefonate hanno cominciato ad arrivare da tutta Italia e anche dall'estero, in realtà. E quindi anche questo fine settimana, no? C'è la possibilità, anche questa è la prossima, se non leggo male. Questa è la prossima, esattamente. E si possono fare le prenotazioni di favole al telefono chiamando il 333, correggimi se sbaglio, perché poi sì. In questi giorni il numero, certo, è 333, sì, 13 33 549. Sì. Oppure 347 44 92 414. Perfetto. Okay. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17 le prenotazioni. Mentre le favole vengono fatte il giovedì, il venerdì e il sabato, dalle 10 alle 12 o dalle 19 alle 21, ma questo si concorda quando si chiama per prenotare, l'orario che va meglio, insomma, la famiglia per ricevere la chiamata. Una persona sceglie anche la favola? Ma no, come funziona? Questo lo lasciamo ai bibliotecari, okay, o ai volontari. Teniamo come guida questo capolavoro che è Favole al telefono di Gianni Rodari, che ha ispirato tutto, prendiamo anche spunto da altro. Noi chiediamo sempre alle famiglie, quando prenotano, l'età dei bambini, per certo, cercare di abbinare meglio la favola al bambino al quale chiameremo, certo, anche perché in questi giorni abbiamo chiamato davvero bambini piccolissimi, come ragazzi anche grandi, insomma anche adolescenti, quindi sì, le favole cambiano a seconda del pubblico.
Un autore come Rodari, no? È un autore che io lo ricordo quando andavo a scuola, quando andavo io alle elementari, quindi parliamo di, ahimè, 50 anni fa, eccetera. Mi sembra di capire che in un mondo dove tutto cambia, dove anche presso i più piccoli, molti autori, insomma, non sono più di moda, eccetera. Rodari rimane un punto fondamentale ancora adesso. Rodari rimane un punto fondamentale ancora adesso, è uno dei padri fondatori della letteratura per l'infanzia, è un grande classico, è sempre attuale. Cioè, i classici sono quei libri che passa il tempo ma rimangono attuali e non hanno ancora finito di dire quello che devono dire. E Rodari da dire ne ha ancora tanto. Quest'anno poi ricorre anche il centenario della nascita di Giusto. Gianni Rodari, per cui ci saranno dei grandissimi festeggiamenti. Le sue sono favole leggere, ma per niente banali. Assolutamente sì, direi leggere ma profonde. Sì. Hanno dei significati importanti, delle morali, anche se non sono morali che aiutano a riflettere, ecco, sono delle favole che fanno riflettere. Quando si parla di lettura, no? In genere la lettura viene vista come qualcosa di molto personale, no? Di molto, verrebbe da dire quasi privato, no? Nel senso, ognuno poi ha i suoi riti di lettura, nel senso ci sono quelli che lasciano il libro assolutamente intonso, per cui tu lo puoi prendere in mano, che ne so, 10 anni dopo e lo trovi perfetto senza un segno che sia stato letto. Ci sono quelli, come il sottoscritto, che vivono il libro in maniera delle volte anche furiosa sotto certi aspetti. A me, quando arrivo a metà, in genere tendo come si dice, a piegarne il dorso. No, 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 a piegare il dorso del libro. Sì, i miei libri sono tutti quanti, non si, in alcuni casi nei vecchi Oscar Mondadori non si riesce a leggere il titolo, tanto sono piegati, eccetera. Però, insomma, diciamo, poi ognuno legge come vuole, alcuni fanno delle note sul libro, è tutto così. Non so se si riesce a vedere il mio favole al telefono, ma è attaccato tramite dello Ah, scotch ecco, sì, perché quindi. è Ecco, stato divorato da me da piccolo e continuo ad usarlo. quindi sì, Quindi desumo che anche tu forse appartieni a questa categoria di lettori. assolutamente. Ecco, soprattutto per i bambini è necessaria la lettura a voce alta da parte appunto del papà, da parte, che so, del fratello più grande, eccetera. C'è differenza nel leggere un libro, secondo te, per sé, mettiamola così, o leggerlo per qualcun altro, a maggior ragione quando si tratta di un bambino. Sì, assolutamente c'è differenza. È importantissima però la lettura condivisa, è importantissima, ce lo dicono i pediatri, ce lo dice il progetto Nati per Leggere, farlo fin dalla primissima infanzia, ma è assolutamente necessaria continuare a fare questa lettura condivisa nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori e perché no continuare ancora. C'è un fiorire di club di lettura, di gruppi di lettura che si incontrano nelle biblioteche, nelle librerie per condividere la lettura. La lettura condivisa è sicuramente un'altra cosa rispetto alla lettura personale, ma è altrettanto importante. Ma è vero E anche. sottolineo, è un'arma, sempre si sottolinea questa lettura condivisa per la primissima infanzia, ma se si riuscisse a mantenere questa pratica anche dopo, nelle elementari e magari ancora un po' dopo, è un ottimo momento di scambio tra i genitori e i figli, credo, di molte altre cose, non solo di un Non libro. solo di un libro. Senti, è noto, no, che i ragazzi, i, no, che i ragazzi, che i bambini
anche quando non sanno leggere, capiscono che cos'è il libro, no? Se tu metti in mano uno di quei libri per bambini, anche ai più piccoli di un anno, eccetera, capiscono che devono girare le pagine e poi subito si abituano anche magari a stare in braccio dei genitori con un libro aperto, insomma, è anche un regalo molto, molto, molto gradito, per dire la verità. Ci sono dei libri, illustrati molto belli, insomma, io apro una parentesi, sono convinto che i libri che regalavano a me quando ero bambino erano più belli, ma questo è un altro discorso, probabilmente perché invecchio. Quando è il momento in cui bisogna fare attenzione a che il libro per il bambino diventi una piacevole abitudine? Cioè, e che poi non ci sia. Che non venga poi in qualche modo abbandonato, perché sappiamo benissimo che soprattutto in questi ultimi anni ci sono parecchie distrazioni dal libro che possono coinvolgere i più piccoli, anche gli adolescenti soprattutto. Mito questo, nel senso che la letteratura per l'infanzia, l'editoria per l'infanzia e per i giovani adulti, quindi per gli adolescenti, è il mercato più fiorente Ah, ho e capito, ho quindi non è capito. vero che leggono meno, anzi, leggono forse anche di più. Leggono magari in altri modi, questo è sicuro, non leggono magari il libro cartaceo, ma continuano a leggere. Certo è che i momenti chiave sono i momenti di passaggio. Dalla quinta elementare alla prima media, dalla terza media alla prima superiore, sono i posti dove perdiamo per strada i lettori, questo sì. Bisogna ricordare che la lettura deve essere vista come un piacere, no? Quando diventa forse un obbligo, quando diventa un dovere, perde il suo fascino, sicuramente. Io in questo, secondo me, molto sta anche nella scuola. Io una volta ho visto l'elenco dei libri che diedero da leggere a mia nipote quando aveva 16 anni ed era qualcosa di folle, perché si andava da Anna Karenina a Madame Bovary, passando per Il vecchio, il mare e 10 piccoli indiani. Logicamente lei, a cui non piace leggere, ha scelto Il vecchio, il mare, ma non perché attratta da Hemingway o da altro, ma solo per il fatto. Com'è? Perché era il più corto, e mi aveva anche chiesto se nell'elenco che lei mi aveva fornito c'erano dei libri da cui erano stati tratti dei film, ma non per guardare il film tratto dal libro, ma perché diceva: sicuramente tu li hai visti e puoi farmi tu il riassunto. Al che io mi sono opposto e ho detto: no, ti prendi un libro e ti leggi un libro. Se vuoi leggere un libro che non sia lungo, ma che non sia proprio, leggiti 10 piccoli indiani, che almeno ti diverti un pochettino. Cioè, però secondo me era una rosa di libri completamente assurdi e fuori dalla portata di uno di 16 anni. Non puoi dargli Anna, cioè, mi preoccuperei se un ragazzo di 16 anni leggesse Anna Karenina, devo dire la verità. Magari è vero che però anni fa si incominciava a leggere i classici molto prima, questo è anche vero. Sì, io penso Anna Karenina l'ho letto quando ho scoperto la letteratura russa a 12-13 anni con Dostoevskij e tutta la letteratura russa. Diciamo che i lettori non possono essere codificati forse dentro un'età anagrafica, no? È competenza di lettura quella che viene richiesta, ma ci sono dei bambini ancora oggi che in quarta, quinta elementare leggono grandi classici. E ragazzi delle superiori che non riescono ad affrontarli. È una questione di allenamento sicuramente, di educazione al piacere della lettura e credo anche che la scuola, come dicevi tu, ha un ruolo fondamentale. Siamo fortunati noi, viviamo in Friuli Venezia Giulia, che è la regione dove si legge di più. E dove questo progetto che citavo all'inizio, Leggiamo 018, è un progetto unico in Italia. E è un progetto che prevede l'educazione, l'avvicinamento alla lettura ai bambini da quando hanno 0, quando hanno 18 anni. E dentro questo grande progetto un grande finanziamento viene riservato alla formazione dei docenti.
che sono affamatissimi di novità, Sì. di curiosità, e quindi credo che se ci sono docenti che danno ancora dei libri, come citavi tu poc'anzi, ci sono invece forse la gran parte, la maggioranza dei docenti che negli elenchi di libri che dà ha dentro anche tutte le novità e tutta Certo. la letteratura scritta appositamente per i giovani adulti, per gli adolescenti, che è un mercato florido sicuramente, ma anche una produzione di un'altissima qualità. Allora, parliamo, dunque, il progetto nasce dalle biblioteche, no? Questo di cui stiamo parlando. Ecco, qual è adesso il ruolo delle biblioteche? Maniche come tutti i presidi culturali e si stanno reinventando. C'è la grande fortuna che le biblioteche della nostra regione si erano dotate già da un po' anche degli scaffali virtuali, quindi di libri che si possono scaricare tramite qualsiasi dispositivo elettronico, non solo libri, anche film, anche libri per l'infanzia. E in questo momento stanno esplodendo in qualche modo questi scaffali virtuali che sono di facilissimo accesso. Se uno è iscritto a una biblioteca, basta che la contatti tramite mail e loro ti danno le credenziali per entrare anche nei loro scaffali virtuali. Così come seguendo anche molto più facilmente le pagine Facebook o Instagram di varie biblioteche, mettono in continuazione delle proposte, audiolibri che si possono ascoltare, libri appunto che si possono scaricare e molte altre cose. Ed è anche fondamentale in un momento come questo, no? Perché ne discutevamo prima di andare in onda. In questo momento sono moltissime le persone che consigliano libri da leggere, no? Perché certamente costretti a casa, molti riscoprono anche il piacere della lettura. E però è anche vero, logicamente, che sì, si possono consigliare tutti i libri che si vuole, però il problema è appunto che, essendo chiuse le librerie, dove vai a rifornirti se non puoi, proprio come attraverso gli scaffali virtuali. È quello anche importante in questo momento. Assolutamente. Così come un consiglio che mi viene da dare è perché non rileggere un bel libro che magari abbiamo ancora in casa, che magari abbiamo già letto, ma magari è passato del tempo, no? I classici, come citavo prima, sono quei libri che non hanno mai finito di dire quello che devono Sì. dire. Rileggere un libro dopo tanti anni è davvero una nuova scoperta. Io che sono sempre stato un grandissimo lettore, e che per mestiere leggo ai bambini e ai ragazzi, mi è capitato spesso di riprendere in mano delle letture che avevo fatto da piccolo. E devo dire che rileggere da adulto un libro che hai letto da bambino o da ragazzo è una lettura diversa e scopri moltissime altre cose. Se Addirittura dei libri che non mi erano piaciuti da bambino mi sono piaciuti da grande, o l'incontrario, insomma. Ma può essere, in ogni caso, quando si rilegge, perché questa è una cosa molto, molto curiosa, a me capita poco spesso di rileggere, per dire la verità, però le volte che mi capita di rileggere, e questo fa molto contenta la mia libreria di riferimento, devo cambiare edizione, cioè non ho, come, chissà perché. Non mi abituo a rileggere lo stesso libro. Posso rileggere lo stesso romanzo, adesso poi entriamo anche in una, però non mi piace rileggere lo stesso libro. Devo cambiare edizione, probabilmente devo cambiare traduzione, che ne so, insomma, forse questo. Tu invece rileggi sempre lo stesso libro, oltre che lo stesso romanzo. C'è questa sottile distinzione della quale chiedo scusa, ma mi è venuta in mente adesso. No. Sì, ma mi è capitato sicuramente. Io sto parlando di un lasso di tempo molto lungo tra Ah, ho una lettura capito. e l'altra Sì. rilettura. Penso per esempio a Pinocchio, che ho letto tra l'altro la prima volta nell'edizione in friulano, da bambino, dico, e l'ho riletto
7-8 anni fa invece nell'edizione classica di Collodi e ho fatto delle scoperte incredibili, così come Alice nel Paese delle Meraviglie, che ho letto da ragazzino, adolescente e riletto da adulto, le scoperte sono state incredibili. Quindi forse questo è il consiglio che mi viene da dare: perché non andiamo a riprendere i libri che abbiamo letto da bambini? Potremmo fare delle belle scoperte. Se siamo a casa costretti da questa quarantena, magari potrebbe essere anche una bella cosa salire in soffitta, recuperare il proprio libro da bambino e rileggerlo ai figli, in modo da condividere non solo il libro, ma condividere quella cosa che era la magia della lettura di bambini. Quando noi parliamo di libri, quando noi parliamo di libri parliamo anche di, come posso dire, di un oggetto, no? Dell'oggetto libro, no? Immagino che lavorando nelle biblioteche si nota anche come sia cambiato l'oggetto libro nel corso degli anni. Assolutamente, assolutamente sì. C'è una cura, soprattutto tu dicevi prima che erano più belli i libri quando eri piccolo. Ti dico che non è vero. Ma difatti è proprio un discorso che sì, si fa. C'è una cura verso i libri per bambini che è incredibile. E parlo proprio di percezione sensoriale, sì. C'è una bella carta, è tutto pensato, pensato molto. Non so, ho qua nella mia libreria questa edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie, che sembra antica, in realtà è recentissima, che quando la apri ha delle cose incredibili. Non so se si vedono. Sì, abbastanza. Sì. Ci sono, non lo so, giochi che si possono fare, le lettere che il bianconiglio lascia. Sono oggetti che possono attrarre anche per altre cose, ma è un'iniezione integrale di una bellezza. Sì, vedo, 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 vedo. Oggettivamente sì. Attraverso la telecamera non puoi toccare la carta, ma è proprio una carta preziosa. Quindi sì, credo che ci sia una grande cura certo. Per i libri in questo momento. Laddove invece, per esempio, per i libri per noi adulti, no, eccetera, io sono sempre un po', rimango meravigliato delle volte quando vedo la scelta dei caratteri che le case editrici impongono per un determinato libro. Io ho a casa, subdolamente me lo sono fatto regalare, perché non volevo spendere, perché so che avrò difficoltà a leggerlo, però per esempio l'edizione che si trova in giro adesso di Menzogne e Sortilegio della Morante, edizione sì. Inaudi, ha un carattere che credo sia grande o piccolo in questo caso, come i caratteri degli articoli di giornale, con un'interlinea piuttosto fissa, cioè quel libro è illeggibile. Non riesco a capire se chi prende queste decisioni poi non legge i propri prodotti, oppure se, come temo, sia invece un'operazione biecamente, come dire, economica, nel senso stampiamo meno pagine, concentriamo il tutto, eccetera. Però oggettivamente ti tiene distante aprire quelle pagine, fra l'altro per un libro che è piuttosto consistente, perché credo siano in ogni caso sulle 500 pagine, ed è difficile approcciarlo in un certo modo. Mi chiedo se non gli viene in mente una cosa di questo genere. Influenza. Fortunatamente, come dicevo prima, magari le nuove tecnologie in questo possono venirci d'aiuto, perché con gli reader puoi aumentare il carattere, hanno una leggibilità molto più, certo. Più facile. E per i bambini questo problema in realtà c'è e non c'è, perché ci sono diverse case editrici che hanno addirittura inventato, penso alla casa editrice Sinos, che ha inventato un carattere che si chiama Leggimi, che è un carattere fatto apposta per i bambini che hanno problemi di dislessia, di grafia, di questo tipo, che molte altre case editrici poi hanno
hanno preso in, ecco, si è verificato quello che io temo, che ogni tanto vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vediamo giusto un attimo. Io ho paura di intervenire perché se intervengo, vediamo se. Eccoci, perfetto, siamo ricollegati. Dicevi sì che ci sono, che c'è questo carattere per chi ha problemi che è stato inventato da una casa editrice e poi preso anche da altre. Sì, appunto, si chiama il carattere leggimi ed è fatto apposta, ma va benissimo, è molto più facile da leggere per tutti, no? Anche io mi chiedo ogni tanto perché non facciano tutti i libri con questo carattere che non ha fronzoli, che va a capo solo quando, senza spezzare le parole, che lascia un'interlinea bella fluida, per cui è molto più facile da leggere. E quindi sì. Sicuramente trovare anche il libro col carattere giusto, sì, non sempre è facile. Ok, io intanto lo sto vedendo su un altro computer ed effettivamente sì, capisco anche perché sì, è molto bello, oggettivamente è molto chiaro e è giustamente distanziato, per cui sì, potrebbero effettivamente adottarlo tutti. La lettura, diciamo così, le pubblicazioni online, adesso l'ebook. Per quanto riguarda i numeri, quanto è arrivato, insomma, cioè, c'è stata una frenata nell'espansione, sta riprendendo, com'è la situazione? Che c'è stato un aumento della lettura, nonostante insomma dicano che si legge sempre di meno, comunque i libri si stampano, si comprano, si leggono e il mercato digitale non ha assolutamente toccato, se non all'inizio un pochino, quello cartaceo. Ho capito. Ecco, oltre ha fatto un'altra cosa molto interessante, il mercato degli e-reader, dei libri virtuali, questi ebook, ha aumentato i lettori. È Ah, molto più certo, probabile sì. che siano nati nuovi lettori con questi nuovi dispositivi piuttosto che il contrario. Ecco, io invece non ho mai sperimentato, ma per pura casualità, ecco, insomma, l'audiolibro, che molti dicono sia anche rilassante, alcuni anche li ascoltano in macchina, tra l'altro Sì. ho scoperto questo e non so perché non l'ho mai provato. Avevo provato a fare un esperimento una volta in Inghilterra cercando di comprare un audiolibro di un libro di Woodhouse, ma non trovavo l'accoppiamento, quindi cioè, che tipo di. Tu l'hai provato? Sì. Io l'ho provato e devo dire che lo uso anche, l'ho usato ogni tanto, anche mentre vado a correre, per esempio, mi piace ascoltare qualcuno che mi racconta una storia. Anche lì ci sono dei capolavori, se io penso a Pinocchio, letto da Sì. Paolo Poli, Ah, sì. o Orgoglio e Pregiudizio, letto dalla Cortellesi, sono dei libri, degli audiolibri, che valgono davvero la pena essere ascoltati. Mediamente quanto dura? Cioè, se si può fare come domanda, cioè, proprio perché, ripeto, non avrei nessun elemento per parlarne, ma grosso modo. Sì, certo, non. La tempistica non la so, so che la lettura integrale di Pinocchio, perché l'abbiamo fatta, ha una durata di circa 3 ore e mezza. Ho capito. Quella di Quindi anche lo Paolo. segreto dura un po' meno, 2 ore. Ho capito. Quella di Paolo Poli è quella vecchia fiabe sonore. Che beh, forse. Penso di sì, penso di sì. Sì, ma è anche un componente recente. Proprio è una lettura integrale del Pinocchio. Ah, ho capito, fatta tutta da lui. Ho Sì. capito, no, allora ho sbagliato perché invece quando io ero bambino le fiabe sonore, che tra Le fiabe l'altro. sonore, certo, c'è il quartetto Cetra, Mille Sì, Cene, sì, ce sì, ne sono sì. parecchie. E c'era. Mentre, no, quella che dico io è proprio una lettura integrale. Ho capito, invece c'era un'edizione di Pinocchio nelle fiabe sonore, dove però Paolo Poli leggeva soltanto la parte di Pinocchio. E se non mi sbaglio, a leggere tutto il romanzo,
era Giuseppe Rinaldi, che era il doppiatore di Paul Newman piuttosto che Marlon Brando, eccetera. Ma questa la ricordo veramente sì, era. Poi mio nonno me l'aveva rilegato in un'edizione molto prestigiosa, per dire la verità. Per cui sì, in realtà a questo punto gli audiolibri io in realtà li utilizzavo da piccolo. A questo punto è venuto fuori questa cosa qua. Insomma, non me ne rendevo conto, ma quello era un audiolibro fondamentalmente, anche se era su un supporto disco. Perfetto, allora io ringrazio Tommaso Sione per essere stato con noi. Tommaso Sione dell'associazione D'Amatrà Un Lusso, una cooperativa per il progetto Leggiamo 018. Vi ricordo che per prenotare una favola questo weekend o anche il prossimo weekend ci sono dei numeri di telefono, li rileggo: 333 13 33 549, 333 13 33 549, oppure 347 4492414, ripeto anche in questo caso 347 4492414. A quale sito ci si può Se collegare? posso aggiungere, Sì, prego. scusami, se posso aggiungere, dalle 10 alle 17 e se trovate occupato abbiate pazienza perché le richieste sono davvero tante, riprovate. Immagino che ci sia anche un sito, no, dove poter eventualmente prendere ulteriori informazioni. C'è la pagina Facebook di D'Amatrà, così come c'è Perfetto. la pagina Facebook del progetto Leggiamo 018, dove potete trovare tutte le informazioni, diciamo. Perfetto. Ok. Grazie ancora Tomas per essere stato con noi. Buon lavoro e buona serata. Pubblicità, Grazie, altrettanto. poi collegamento con il professor Dario Gregori dell'Università di Padova. CR Trieste. Sì, no, va benissimo anche così. Intanto siamo in diretta collegati con il professor Dario Gregori dell'Università di Padova, dove insegna statistica medica. Grazie professore per essere collegato con noi. Allora, c'è stato uno studio, no, che avete pubblicato proprio voi come Università di Padova sugli effetti delle limitazioni per quanto riguarda il coronavirus in regione. Che cosa è uscito da questo studio? So che la domanda può essere persino posta in questi termini, persino banali, ma tanto per incominciare le faccio questa domanda qua. Al centro della nostra attività. Noi ci stiamo tentando di fare una ragione, di capire qual è l'effetto delle politiche che sono state adottate fin qui. Perché mi pare che diciamo, l'attenzione spasmodica, che è comprensibile, che tutti abbiamo per questo famigerato picco, in realtà sposti il problema un po' troppo in là. Al momento attuale cosa sta succedendo? Sta succedendo che in regione Friuli-Venezia Giulia, per inciso, noi queste stime le stiamo facendo anche per altre regioni in Italia. Comunque, per il Friuli-Venezia Giulia abbiamo circa 120 casi che sono stati risparmiati dall'inizio dell'epidemia. Sembrano pochi, però possiamo capire immediatamente che non lo sono se ci rapportiamo ai casi totali. Vuol dire che noi stiamo risparmiando circa il 25%, 30% dei casi finora osservati, che avremmo dovuto osservare, grazie a cosa? Alle politiche e grazie ai comportamenti dei cittadini. Che cosa si intende? Io forse l'ho capito, ma che cosa si intende con casi risparmiati? Allora, l'analisi che noi abbiamo fatto con questi modelli matematici, cosa fa? Va a identificare dei punti di discontinuità nell'andamento dell'epidemia. Punti di discontinuità che noi abbiamo identificato con criteri puramente statistici intorno alla 10 marzo per quello che riguarda questa regione, cioè il Friuli-Venezia Giulia. A quel punto cosa facciamo? Prendiamo le stime che aveva, per esempio, fra i modelli che aveva prodotto per esempio il Mario Negri sulla crescita esponenziale dell'epidemia e li proiettiamo in avanti e confrontiamo quello che sarebbe stato l'andamento previsto secondo questi modelli, che peraltro sono consolidati, con quello che effettivamente abbiamo osservato. Ho capito, perfetto.
E quindi questo parla appunto di questa possibilità di casi risparmiati in questo senso. Sì, non solo, se posso aggiungere, non solo casi risparmiati, ma anche un ritardo, una diluizione nell'accumulo dei casi. Noi sappiamo che in questi fenomeni epidemici il problema principale dal punto di vista del sistema sanitario è evitare quello che viene chiamato l'effetto tsunami, no? Il botto che spara verso l'alto la curva e che a quel punto cosa fa? Manda a saturazione il sistema sanitario. Quello che stiamo osservando è che grazie a queste politiche, ma anche grazie ai cittadini che le seguono, la curva inizia ad appiattirsi e quindi gli stessi livelli vengono spostati in avanti. Spostare in avanti i livelli vuol dire un sacco di cose, vuol dire poter organizzare la risposta del sistema sanitario, vuol dire gestire la turnazione, per esempio, tra intensiva, semi-intensiva e quant'altro. Senta professore, l'analisi del... vediamo se riesco a fare la domanda in termini intelligenti, nel senso, immagino che voi analizziate anche i casi a seconda della grandezza della regione. Ecco, quindi per esempio il numero in Friuli Venezia Giulia che risulta meno, come dire, meno importante, diciamo, in termini numerici rispetto per esempio al Veneto, dipende anche dalla popolazione minore, eccetera, oppure anche all'interno di queste differenze si può parlare di meno casi. Non so se ho ragionato correttamente, ma spero che lei abbia compreso. Capito, ecco, è partito il collegamento, vediamo se riusciamo. No, adesso l'abbiamo ripristinato. Dovremmo ricollegarci. Intanto da un punto di vista, vediamo se riusciamo. Ecco, dovremmo esserci, sì. Sì, adesso va benissimo, adesso va benissimo. Le chiedevo, professore, se come mettiamola così, come valutate il numero di casi a seconda della popolazione delle varie regioni, ecco. Chiaramente tutto standardizzato rispetto alla popolazione, per cui 100 casi in Friuli Venezia Giulia valgono relativamente parlando quanto i 350 casi del Veneto. Ho capito. La cosa interessante è sottolineare che non in tutte le regioni vediamo questi punti di discontinuità, quindi non in tutte le regioni riusciamo a identificare dei cambiamenti dell'andamento dell'epidemia rispetto a quello che era previsto dai modelli più pessimistici fatti giustamente all'inizio. Questo dato registrato per la nostra regione, che cosa può dirci, o quantomeno che cosa ci autorizza a dire per un futuro più immediato? Chiaramente se interessa di tutti fare previsioni, non sia questo forse Sì, certo. il momento di fare. La cosa importante secondo me, ed è questo su cui stiamo molto lavorando, è cercare di dare dei messaggi, soprattutto alla popolazione, dicendo che la cosa sta funzionando. Sta funzionando nel senso che passo dopo passo stiamo riuscendo ad incidere sull'andamento dell'epidemia, che mi sembra il messaggio principale da dare. Faccio sempre l'esempio di quando si va in montagna, se uno guarda la cima, quando parte dice non ce la farò mai. Bisogna concentrarsi sugli step, uno successivo all'altro e poi alla cima ci si arriva. Se continuiamo a guardare solo questa montagna, la cima, il picco, non è prevedibile, anche perché il fenomeno non è di per sé conosciuto, è facilmente prevedibile. E per quanto riguarda, per esempio, ecco, le date, no? Immagino che anche le date sono importanti. Ci sono stati i primi provvedimenti alla fine di febbraio e poi il grosso dei provvedimenti fondamentalmente
credo sì, 2 settimane dopo, no? Intorno all'8 di marzo. I numeri su cui stiamo ragionando e su cui voi state lavorando in questi periodi sono ancora quelli relativi al primo, come posso dire, alla prima serrata o già quelli della seconda? Adesso stiamo lavorando sulla seconda. Per alcune regioni come il Veneto e Friuli Venezia Giulia, il trend è ormai completamente definito dal secondo pattern, quindi diciamo dopo il 10, l'8 di marzo. Per altre regioni, come dicevo prima, purtroppo il pattern è ancora determinato dal periodo precedente. Ho capito. Si parla molto di questo picco, no, professore? Nel senso, forse è un discorso più medico che statistico, ma poi si leggono considerazioni da una parte e dall'altra che lo spostano, lo anticipano, eccetera. A sua opinione, quando dovremmo aspettarcelo? La situazione è veramente imprevedibile. È uscito proprio oggi un lavoro molto importante dell'Imperial College che fa vedere come probabilmente dobbiamo anche ripensare come dire, all'approccio di sanità pubblica da utilizzare in questi contesti. Noi stiamo immaginando un percorso per cui arriveremo a un picco, questo picco andrà giù e a questo punto ci troveremo prima o poi liberi da questo. Da questo virus, da questa situazione di emergenza. Il modello dell'Imperial College, che ripeto è stato pubblicato, è uscito penso oggi o ieri, fa vedere invece che molto più probabilmente andremo incontro ad un modello ad onde, ciclico, in cui avremo dei periodi di recrudescenza con misure contenitive e quant'altro, dei periodi di rilassamento e poi avanti così, per almeno un anno e mezzo. Dire in questo momento, tenendo conto che si sa veramente poco di questo virus e cosa sia effettivamente reale, cosa sia più verosimile, è molto difficile. Molti modelli vengono fatti e sono tutti quanti molto credibili perché partono da assunzioni diverse. Come posso dire, la diversità dei modelli, no? Dipende anche, immagino, poi dalla diversità con la quale si è affrontato il problema. Cioè, molti dicono, non so, per esempio, il nostro paese è un paese in cui, come dire, volgarmente, siamo andati a cercare i contagiati e li abbiamo trovati. Altri paesi non si sono, come dire, non si sono preoccupati tanto e magari fino a qualche tempo fa vi risultavano meno contagi. È corretto questo? Cioè ha un senso come ragionamento o è un ragionamento, come posso dire, quasi per farci star più, perché uno magari mette in atto per star più tranquillo? Perché come penso sappiamo il Veneto sta discutendo di intensificare anche con i dovuti ovviamente criteri a un certo numero di soggetti che non siano sintomatici i test, i cosiddetti tra virgolette tamponi. Quello che stiamo cercando di capire, e i nostri dati sono in questo senso vanno un po' in questa direzione, è che in realtà una valutazione diciamo così, un po' più allargata, una diagnosi precoce attraverso i tamponi sembra essere associata ad un minor accesso nelle terapie intensive. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente misure di identificazione, isolamento mirate su pazienti che altrimenti sarebbero sfuggiti al controllo potrebbe funzionare nel portare all'attenzione del sistema sanitario pazienti che siano alla fine comunque meno gravi. Questi ragionamenti però, devo dirlo, sono assolutamente preliminari e sono costantemente in discussione proprio perché, come ci rendiamo conto, in realtà i dati che noi abbiamo sono molto pochi e purtroppo in questo contesto l'esperienza cinese o coreana sono difficilmente traslabili nella nostra situazione.
Ho capito. E quanto poco aiuta il lavoro vostro, il lavoro comunque di chi deve analizzare e dovrà probabilmente anche poi fra un po' storicizzare il fenomeno? Quanto poco aiuta il fatto, per esempio, che, non lo so, all'interno dell'Unione Europea si sia proceduto ognuno per conto proprio, senza un coordinamento, eccetera? Oppure magari, paradossalmente, questo potrebbe anche per certi aspetti aiutare di più? Ne stavo parlando poco prima di entrare in trasmissione con dei colleghi del CNR e di altre università. Quello che manca in questo momento è una trasparenza e una condivisione dei dati e delle informazioni proprio al fine di poter fare delle previsioni condivise. Purtroppo l'Europa si sta muovendo in maniera scoordinata a livello istituzionale, c'è molta associazione, molta vicinanza e comunicazione tra i singoli ricercatori, ma scusate, non stiamo facendo sistema. Ho capito, ho capito. E questo immagino che non sia sì, che complichi un po' le cose già adesso. Assolutamente, anche perché teniamo presente che gran parte di questi modelli hanno bisogno di dati per aumentare in termini di affidabilità. Quindi più dati abbiamo, più riusciamo ad essere affidabili. E ripeto, è veramente difficile in questo momento prendere l'esperienza cinese e portarla qui. Quindi non abbiamo, di fatto analizziamo i dati come se fossimo effettivamente i primi a vedere questo tipo di situazione. Perché è impossibile analizzare l'esperienza cinese o sudcoreana? In Cina, perché le misure di contenimento sono avvenute con criteri che, insomma, sappiamo sono mediati da un sistema Ah, certo, politico e culturale completamente diverso. In Corea, per un atteggiamento estremamente più invasivo dal punto di vista dell'approccio rispetto al numero e all'opportunità di fare i tamponi. Quindi in entrambi i casi sono modelli che sono difficilmente traslabili dal punto di vista matematico, non parlo dal punto di vista igienistico, di sì, salute pubblica, quello dove immagino. invece i ragionamenti possono continuare. Il lavoro in questo caso, no, professore, il lavoro della statistica medica, in quale, poi dopo magari le farò un'altra domanda più specifica, ma in quale modo poi aiuta la medicina vera e propria? La statistica è diventata nel corso degli ultimi 30-40 anni almeno una parte fondamentale del metodo di ricerca nella biomedicina. Di fatto è difficile immaginare un lavoro di ricerca biomedico che non, in qualche modo che non coinvolga la componente quantitativa. La statistica medica in questo contesto cosa fa? Fa un po' da mediatore culturale tra la parte metodologica, che è la statistica in senso stretto, la statistica matematica, e non a caso la statistica medica si colloca all'interno delle scuole di medicina. Ho capito. Perché la domanda successiva che vorrei farle è questa. Fa parte di questa nuova tendenza, come si può dire, di questa nuova frontiera o di questa nuova tendenza della ricerca che consente di mettere a contatto più discipline, cioè di questa interdisciplinarità di cui molto si parla? Dalla situazione specifica in cui noi stiamo a trovare. Posso dire che nella nostra esperienza di ricerca padovana è difficile o immaginare di fare un lavoro che non coinvolga più professionisti. Ho capito. Questo lo dico sia come statistica medica, quando si interfaccia con il mondo clinico o chirurgico, epidemiologico e quant'altro, ma anche, devo dire, all'interno dello stesso settore. Nella mia unità convivono componenti matematiche, componenti statistiche, componenti infermieristiche, mediche, e è solo dall'unione di queste competenze che riusciamo a rispondere in maniera, spero, insomma, efficace agli stimoli che ci vengono
dai colleghi che lavorano sul campo, diciamo, in ospedale a contatto con i pazienti. Immagino che in questo momento anche voi in università lì a Padova lavoriate a distanza. Sì, di fatto siamo assolutamente a distanza, abbiamo ridotto al minimo i contatti, se non quelli ovviamente indispensabili e necessari. La mia unità è già da 3 settimane che ha avuto l'indicazione di continuare a farlo, a fare il lavoro da casa, e diciamo è la stessa cosa per la didattica come peraltro in tutti gli atenei. Ma in una, allora la, in una città come Padova è città universitaria, no? Nel senso per tradizione, ma anche per come dire, sì, appunto, non soltanto per tradizione ma anche per attualità. Un momento come questo, per uscire anche un po' dal discorso Trieste, un momento come questo come si sta vivendo, mettiamolo così, in città? Ma la città, Padova non è diversa da quello che è Trieste, da quello che è Torino e quant'altro. È una città che vive da una parte in maniera spaventata, devo dire in maniera molto responsabile. Questa è una cosa che ci tengo molto a dirlo, perché in Veneto abbiamo osservato una grande responsabilità da parte dei cittadini, probabilmente anche perché hanno avuto questo shock iniziale tipo euganeo, che ha un po' creato questa sensazione di urgenza e di consapevolezza rispetto a questa tematica del virus. Questo sappiamo non è così in altre regioni, ma devo dire nelle regioni in cui questa consapevolezza si è affermata vediamo un po' gli stessi comportamenti. E anche però una cosa, se mi consente, anche un po' positiva, nel senso che almeno per quello che mi riguarda, sempre in viaggio, sempre lontano, la possibilità di stare con la famiglia in un periodo così prolungato non capita spesso. E quindi da Molto questo punto di vista è il lato positivo. si discute, no, professore, in questi giorni di quello che di come ci ritroveremo una volta che tutto questo sarà concluso. Non so se ci sono dei modelli matematici anche per questo, eccetera, però probabilmente cambierà parecchio delle nostre abitudini, eccetera, oppure pensa che fondamentalmente, e questo non soltanto per quanto riguarda il popolo italiano, ma anche per le altre popolazioni, alla fine sarà una cosa storicizzata, sarà una cosa che appunto racconteremo ai nipoti e punto. Sulla salute nel lungo periodo, e questo sarà un qualcosa che dovremo investigare. Dal punto di vista delle, diciamo così, di un certo tipo di relazioni, diciamo che il paese è stato forzosamente obbligato a entrare nell'era digitale, grazie, non è bello dirlo in questo modo, ma Sì, insomma no, 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 in vero, vero. seguito al virus, a questa epidemia, perché adesso le persone lavorano in maniera remota, c'è stata una dematerializzazione obbligata di tutta una serie di processi che è stata forzosa e che, se io seguendo i giornali, penso che saranno 10 anni che se ne parla, no? In Italia. Ecco, questo è avvenuto nel giro di un mese, lezioni a distanza per 150-200 studenti erano cose impensabili nella maggior parte degli atenei, adesso sono diventate realtà, lezioni alle medie fatte in maniera a distanza con i professori che certamente con grande difficoltà e con grande spirito di sacrificio, ma stanno effettivamente dando dei risultati in termini di capacità di restare sul pezzo e di mandare avanti l'anno scolastico. Cioè, da questo punto di vista è una risposta incredibile. Questo effettivamente ne discutevamo anche noi in questi giorni con alcuni ospiti, proprio della necessità che tutti quanti ci si scopra un po' più
preparati dal punto di vista telematico, no? E che probabilmente poi questa, ecco, potrebbe essere una cosa che rimane, sarebbe anche il caso sotto certi aspetti, insomma. Io la ringrazio moltissimo. Prego, prego. No, prego, volevo dire che effettivamente questa sarà forse l'eredità che ci resterà positiva. Perfetto, professore, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi e le auguro buon lavoro. Grazie a voi. Grazie ancora al professor Dario Gregori dell'Università di Padova, dove insegna statistica medica. Adesso chiudo un attimo il collegamento. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione prima di salutarci. Vi ricordo quelli che sono i numeri, perché questo è l'orario in cui dalla giunta regionale arrivano i numeri riguardo al coronavirus. I casi positivi in Friuli Venezia Giulia sono 599, con un aumento di 137 casi rispetto a ieri. I deceduti sono 36, 5 in più rispetto a ieri. I decessi che si sono verificati sono 11 in tutto, 11 a Udine, 1 a Pordenone e 24 fra Trieste e Gorizia. C'è un dato positivo che riguarda 4 persone che sono state dichiarate clinicamente guarite, ovvero, secondo il protocollo del Consiglio Superiore di Sanità, si tratta di persone che, oltre a non avere più i sintomi del Covid-19, sono risultati negativi a 2 test per il coronavirus svolti consecutivamente a distanza di 24 ore uno dall'altro e a un terzo effettuato non prima di 7 giorni dal primo riscontro risultato positivo. Il paziente è guarito se il SARS-CoV-2 non è più rilevabile nei fluidi corporei. Questo è tutto per questa sera. Adesso l'appuntamento con Informa con Tele4, poi c'è l'appuntamento con Macete per tirarvi un pochettino su di morale, il telegiornale poi parte alle 19.30, rimaniamo in onda fino alle 21, poi scatta l'appuntamento con Ring. Grazie a tutti e buon proseguimento. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.